Fulmine di filosofia numero 20. Apprendi le basi di tutto per comprendere cosa realmente vuoi approfondire. Nella società ipertecnologica nella quale viviamo, si tende a far divenire ogni individuo di questa una piccola rotella del grande sistema in cui è calato, tanto che ognuno di noi viene spesso identificato con il lavoro che svolge e non per come si comporta. Questo è, a mio parere, errato, perché limita la conoscenza sviluppabile da ogni singolo individuo che non rappresenta in maniera totalitaria la funzione che esegue in società, ma fa di quest'ultima un mezzo, inizialmente, per essere indipendente economicamente dagli altri membri della comunità in cui vive e che solo dopo può essere, eventualmente, identificato come una delle sue passioni. Io credo che ogni essere umano, uomo o donna che sia, e con un quoziente intellettivo medio, ha la capacità di apprendere le basi di ogni disciplina creata dai suoi stessi simili e non deve farsi sminuire da coloro che, autoproclamatisi sapienti e forti, cercano di annientare il desiderio di conoscenza del prossimo che nel loro settore non lavora. Lo studio in una realtà democratica è, infatti, anche libero e personale, tanto che la stessa invenzione delle biblioteche pubbliche da parte di noi umani ne rappresenta la prova. Per non cadere, però, nell'abuso professionale, l'importante è sempre non spacciarsi per esperto di uno o più settori quando, invece, se ne studiano, come amatori, le discipline che in questi rientrano e non si opera in tali contesti senza i titoli necessari. Riportato questo, io penso che se si ha desiderio di conoscenza, anche basilare a livello amatoriale, è bene soddisfare questo con l'apprendimento, in solitario ed in gruppo, perché il nostro cervello funziona in maniera multidisciplinare ed informazioni ripetitive e sempre riferite ad un solo determinato argomento fanno, a questo, perdere stimoli volti all'amplificazione delle reali potenzialità di tale organo, oltre che portarlo a stati mentali negativi come la noia od anche la depressione per mancanza di varietà. Oltretutto, apprendere materie differenti, oltre che tenere il nostro encefalo sempre in uno stato di forte ricettività generata dalle continue novità acquisite, ci permette di comprendere anche quali sono i settori a noi più graditi, nei quali specializzarci, arrivando a lavorare anche in questi.